Sono entusiasta di accogliervi in questo video che è davvero speciale per me. Prima di iniziare, vi chiedo un piccolo favore: iscrivetevi al canale e lasciate un like se trovate il contenuto interessante. Il vostro supporto è fondamentale per far crescere questa community e continuare a condividere contenuti che spero possano ispirarvi e arricchire le vostre giornate. Quindi, senza ulteriori indugi, immergiamoci insieme in questo nuovo viaggio. Grazie mille per il vostro sostegno. Oggi voglio condividere con voi un viaggio straordinario, un percorso che porta verso la scoperta più profonda di noi stessi, lo sviluppo dell'autoconsapevolezza. Questa è una chiave potente per sbloccare il potenziale illimitato che alberga dentro ognuno di noi, un cammino che può trasformare la nostra vita in modi sorprendenti e significativi. Immaginatevi per un momento immersi nella vostra vita quotidiana, spesso inseguiti da impegni e distrazioni, immersi in un vortice di attività senza fine. In questo frastuono costante, quanto spesso ci prendiamo il tempo per veramente riflettere su chi siamo, sui nostri sogni, sui nostri valori più profondi? L'autoconsapevolezza non è solo una parola di moda, è la chiave per aprire la porta a una vita più autentica, significativa e appagante. Il primo passo verso lo sviluppo dell'autoconsapevolezza è la volontà di guardare dentro di noi senza paura, senza giudizio. È il coraggio di esplorare gli anfratti della nostra mente, i meandri delle nostre emozioni e le radici dei nostri comportamenti. Questo potrebbe sembrare spaventoso, ma è proprio in questo luogo oscuro che possiamo trovare la luce della consapevolezza. Prendetevi del tempo per contemplare le vostre azioni quotidiane. Cosa vi motiva davvero? Quali sono i vostri obiettivi più profondi, le vostre passioni nascoste? Spesso, nella frenesia della vita moderna, perdiamo di vista queste verità essenziali su di noi stessi. Ma è proprio attraverso la riflessione che possiamo portare alla luce i nostri veri desideri e costruire una vita in armonia con essi. Il secondo passo è la pratica della mindfulness. In un mondo sempre più veloce e frenetico, fermarsi e vivere il momento presente può sembrare un lusso. Tuttavia, è proprio in questo momento che siamo veramente vivi. La consapevolezza del nostro respiro, delle nostre sensazioni fisiche e delle nostre emozioni ci connette con la nostra essenza più profonda. Siate gentili con voi stessi durante questo percorso. La consapevolezza non è una gara, è un viaggio personale che richiede tempo, pazienza e dedizione. Accettate le vostre imperfezioni e imparate da esse. La consapevolezza non è solo riconoscere le nostre qualità positive, ma anche abbracciare i nostri lati oscuri con amore e compassione. Ogni giorno, dedicate del tempo a esplorare il vostro mondo interiore. Siate curiosi e aperti alle scoperte che farete su di voi stessi. Il processo può essere scomodo inizialmente, ma è proprio in questo disagio che si nasconde la crescita personale. Ricordate che ogni sfida è un'opportunità di apprendimento. L'autoconsapevolezza è il faro che guida il viaggio della nostra vita. Quando conosciamo veramente chi siamo, diventiamo più capaci di fare scelte consapevoli, di perseguire i nostri sogni con determinazione e di costruire relazioni autentiche con gli altri. La consapevolezza è il catalizzatore di una trasformazione radicale che si propaga in ogni aspetto della nostra esistenza. Infine, voglio sfidarvi a pensare a cosa potrebbe significare per voi vivere una vita pienamente consapevole. Immaginatevi realizzare i vostri sogni più audaci, vivere in armonia con voi stessi e con gli altri, coltivare relazioni profonde e significative. Questa visione può diventare realtà attraverso l'autoconsapevolezza. In conclusione, cari amici, invito ognuno di voi a intraprendere questo viaggio straordinario dentro di voi. Siate coraggiosi, siate curiosi, e abbracciate la bellezza e la complessità di ciò che scoprirete. La vostra autoconsapevolezza non solo trasformerà la vostra vita, ma avrà un impatto positivo sul mondo che vi circonda. Siate i protagonisti della vostra storia, e lasciate che la consapevolezza sia la guida luminosa che illumina il vostro cammino. Quello che vi ho appena raccontato è un viaggio verso l'interno, un'avventura che può portarci a scoprire le meraviglie più profonde e nascoste di noi stessi. Vi ho parlato di autoconsapevolezza come di una chiave per sbloccare il nostro potenziale e per vivere una vita più autentica. Ma voglio ora aggiungere un tocco di magia a questa storia, un racconto zen che possa illuminare ulteriormente il cammino che abbiamo intrapreso.
In un antico monastero, situato in cima a una montagna, viveva un saggio monaco. La sua fama si estendeva oltre i confini delle colline, poiché si diceva che avesse raggiunto una profonda autoconsapevolezza. Gli studenti accorrevano da ogni angolo del mondo per imparare dai suoi insegnamenti. Un giorno, un giovane monaco si avvicinò al saggio e gli chiese: «Maestro, come posso raggiungere la vera autoconsapevolezza?» Il vecchio monaco sorrise e disse: «Immagina di essere un fiore nel cuore di una foresta. Respira con la brezza, senti il calore del sole, e lascia che la pioggia nutra le tue radici. Sii consapevole di ogni petalo, di ogni goccia d'acqua che ti attraversa. In questo stato di consapevolezza, troverai la tua verità più profonda». Il giovane monaco, un po' perplesso, decise di seguire il consiglio del saggio. Si immerse nella pratica della mindfulness, avvolgendo ogni azione quotidiana con una consapevole attenzione. Respirava con la consapevolezza del fiore nella foresta, sentendo la vita pulsare attraverso di lui. Con il tempo, il giovane monaco iniziò a sperimentare una profonda trasformazione. Le sue paure si dissolsero, i suoi dubbi si trasformarono in chiarezza, e la sua mente diventò un rifugio di pace. Aveva raggiunto quella consapevolezza che era la chiave per liberare il suo potenziale più profondo. Il vecchio monaco, guardando il suo giovane allievo, sorrise di nuovo. «Ora comprendi», disse, «la vera autoconsapevolezza è come essere un fiore nel cuore di una foresta. Ogni momento è un'opportunità per fiorire, per crescere, per connettersi con la bellezza intorno a te». Questo racconto Zen ci insegna che l'autoconsapevolezza non è solo un concetto astratto, ma una pratica viva e vibrante. Assomiglia a essere quel fiore nella foresta, consapevoli di ogni singolo momento e abbracciando la bellezza della vita. Ora che abbiamo condiviso questa storia Zen, vorrei portarvi ancora più vicino al concetto di autoconsapevolezza attraverso esempi concreti nella vita quotidiana. La vera autoconsapevolezza non è solo una pratica spirituale riservata a monaci isolati, è un dono che possiamo coltivare nelle pieghe della nostra vita di tutti i giorni. Immaginate di essere in una situazione di conflitto con qualcuno che amate. Spesso, la prima reazione è reagire istintivamente, lasciandoci trasportare dall'ira o dalla frustrazione. Tuttavia, l'autoconsapevolezza ci invita a fermarci un attimo, a respirare profondamente e a riflettere sulle nostre emozioni. Chiediamoci perché siamo arrabbiati, cosa ci ha ferito e cosa davvero desideriamo ottenere da questa situazione. In questo modo, possiamo trasformare un momento di tensione in un'opportunità di comprensione reciproca e crescita. Un altro esempio si trova nella nostra relazione con il lavoro. Spesso ci troviamo immersi in una routine frenetica, senza fermarci a chiederci se la nostra carriera è davvero in sintonia con i nostri valori e passioni più profonde. L'autoconsapevolezza ci spinge a esplorare queste domande, a valutare se il nostro lavoro ci soddisfa veramente o se è il momento di intraprendere una nuova direzione. Quando siamo consapevoli delle nostre motivazioni, possiamo plasmare la nostra carriera in modo più significativo e gratificante. E che dire del modo in cui gestiamo lo stress e le sfide quotidiane? Spesso ci troviamo sommersi dagli impegni, senza rendersi conto del nostro stato mentale e fisico. L'autoconsapevolezza ci invita a prestare attenzione ai segnali del nostro corpo e della nostra mente, a riconoscere quando abbiamo bisogno di pausa e di cura. È un atto di gentilezza verso noi stessi che può prevenire il burnout e preservare la nostra salute a lungo termine. Riflettiamo anche sulla nostra relazione con noi stessi. Quante volte ci giudichiamo duramente per i nostri errori o per le nostre imperfezioni? L'autoconsapevolezza ci spinge a praticare l'autocompassione, a trattarci con lo stesso amore e rispetto che riserviamo agli altri. Accettare i nostri limiti e imparare dalle nostre esperienze è un passo fondamentale verso la crescita personale. Cari amici, attraverso questi esempi di vita quotidiana, vi invito a considerare come l'autoconsapevolezza può permeare ogni aspetto della vostra esistenza. Non è solo una teoria astratta, ma un faro che può guidarvi attraverso le sfide e le gioie della vita. Quando siamo consapevoli di chi siamo e di ciò che cerchiamo, possiamo vivere in modo più autentico, prendere decisioni più consapevoli e coltivare relazioni più profonde e significative. Vi sfido a dedicare un momento ogni giorno per esplorare il vostro mondo interiore,
a praticare la consapevolezza nei momenti quotidiani e a permettere a questa pratica di plasmare la vostra vita. L'autoconsapevolezza è il regalo più prezioso che possiate fare a voi stessi, un dono che continua a dare lungo tutto il percorso della vostra esistenza. Spero che questo video abbia toccato corde profonde nei vostri cuori e stimolato riflessioni significative. Prima di concludere, vorrei chiedervi di prendere un momento per sostenere il canale in modi semplici ma potentemente significativi. Se avete apprezzato il contenuto e volete vedere più video simili, vi prego di iscrivervi al canale. La vostra iscrizione non solo ci aiuta a crescere, ma vi connette a una community che cerca di ispirarsi reciprocamente ogni giorno. Non dimenticate di lasciare un like se avete trovato questo video utile o stimolante. Ogni like è un voto di fiducia che ci motiva a continuare a produrre contenuti di qualità. La condivisione è un atto straordinario di generosità. Se pensate che questo video possa ispirare o aiutare qualcun altro, condividetelo sui vostri social media o con gli amici. La vostra condivisione può avere un impatto che va ben oltre questo singolo video. Infine, i vostri commenti sono la linfa vitale di questa community. Condividete le vostre riflessioni, domande o esperienze legate al tema trattato nel video. Voglio creare uno spazio in cui possiamo imparare gli uni dagli altri, e i vostri commenti sono un contributo prezioso a questa conversazione. Grazie di cuore per il vostro supporto costante. Siamo una squadra, una community che cresce insieme. Vi invito a essere parte attiva di questo viaggio, e insieme possiamo rendere il nostro angolo di internet un luogo più ispirato e positivo. Grazie ancora, e ci vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi, lasciate un like, condividete e commentate, insieme possiamo fare la differenza. A presto!